Giuseppe Pellizzi da Volpedo nell'anno 1901. È stato realizzato mediante la tecnica olio su tela e di notte lo possiamo ritrovare nel Museo del Novecento a Milano. Tra l'Ottocento e il Novecento entra in scena una parte di umanità che fino a quel momento era rimasta nell'ombra per terribile di diritti e di rappresentanza politica. La rivoluzione industriale aveva accrescito questa classe sociale poiché viveva in condizioni di estremo disagio e questo disagio era dovuto alla fatica e alla povertà. Il dipinto raffigura un gruppo di braccianti che marcia in segno di protesta. L'avanzare del corteo non è violento, bensì lento e sicuro. A suggerire un'inevitabile sensazione di vittoria. L'obiettivo è quello di celebrare l'imporsi della classe operaia per l'appunto il quarto stato. La luce svolge un ruolo chiave nel dipinto. Infatti ritroviamo che alle spalle della folla dei lavoratori vi è un paesaggio crepuscolare molto tetro e cupo, mentre l'avanzare della folla si rivolge a un paesaggio più illuminato, quindi si rivolge alla piena luce del sole, a simboleggiare la rivendicazione dei diritti del quarto stato. I modelli utilizzati dal pittore sono gli abitanti della città di Volpedo, una piccola cittadina in provincia di Alessandria, situata nel triangolo industriale Torino-Milano-Genova. Nella parte centrale del quadro troviamo Giovanni Zarri, un muratore di Volpedo che posò per un periodo di circa 12 giorni per la realizzazione del quadro. La donna ha le fattezze di Teresa Pitoni, moglie del pittore, che rappresenterebbe le donne proletarie che condivisero i dolori e le fatiche degli uomini operai di quel tempo. Ha in braccio un bambino seminudo che rappresenterebbe il simbolo di speranza per la nuova generazione. Nella parte destra del quadro ritroviamo anche Giacomo Pitoni, che rappresenterebbe un piccolo artigiano della città di Volpedo che successivamente emigrò in America. Poi abbiamo Luigi Dolcini, il soggetto che scopre i palmi come simbolo di necessità di protesta. I contadini sullo sfondo formano una specie di quinta teatrale, poiché sono disposti per la maggior parte sul piano frontale, ma i lati sono leggermente avanzati. Tutti i soggetti compiono azioni naturali, come parlare tra di loro, proteggersi gli occhi dal sole o portare in braccio un bambino, semplicemente. Tutto ciò dimostra il grande studio del vero che ha compiuto l'autore prima di realizzare l'opera. In questo dipinto, la tecnica divisionista di Pellizzi trova la sua più alta espressione. Nel tentativo di ottenere la massima luminosità possibile, egli concentra nel primo piano una gamma cromatica chiara, diversa da quella dei contadini dietro dei personaggi principali. Questo perché i colori scuri e le forme, poco distinte, rendono l'idea di una folla confusa e numerosa, che sta a simboleggiare l'unità. Lo scrittore Antonio Scurati, parlando del quarto stato, dice: l'idea della lotta è l'idea che la solitudine dell'uomo possa essere vinta proprio attraverso l'unione a tutti quanti gli altri. Tu smetti di essere solo nel momento in cui intraprendi la tua lotta, perché la tua lotta ti unisce agli altri. Ti congiunge ad una grande storia che sorbida dal presente misero e meschino in cui sei confinato.